Bene, dopo aver visto le condizioni di equilibrio del punto materiale, cioè di corpi dei quali non ci importa la struttura interna, e quindi possiamo approssimarli sul punto, a un punto, abbiamo visto l'equilibrio del punto materiale, cioè di corpi che possiamo approssimare come un unico punto, che è legato al fatto che la somma delle forze applicate all'oggetto, quindi la forza risultante, quindi la somma F1 più F2 se ci sono più forze, deve essere uguale a 0. Okay? Oggi ampliamo questo concetto e parliamo dell'equilibrio del corpo rigido. Che cosa si intende per corpo rigido? Qui intendiamo dire un corpo esteso che non è descrivibile come un punto, ma che non è deformabile. Cioè un oggetto, se volete, di una data forma che può essere spostato, ruotato, capovolto, ma non deformato. Quindi se prendo due qualunque punti all'interno di questo oggetto, la loro distanza rimane costante nel tempo. Cioè la distanza reciproca tra due punti qualsiasi non cambia nel tempo. Possiamo spostarlo, ripeto, ruotarlo, girarlo, quelle che volete voi, ma non possiamo far cambiare questa distanza. Io non posso schiacciarlo, per capirci. Che è esattamente il concetto opposto dei corpi elastici. Abbiamo visto a suo tempo la mola è deformabile tutto sommato abbastanza facilmente, basta applicare una forza. Ok? Qual è la principale differenza rispetto al corpo rigido, all'oggetto puntiforme? Fatemelo ridisegnare qua sotto. Se immaginate un corpo esteso, potrebbe essere questo un sasso, una pietra. Se io applico una forza in un determinato punto, ok, una forza F in questo punto, chiamiamolo A, che cosa fa questa forza? Vediamo se riesco. Immaginate che questo astuccio sia il nostro corpo rigido. Lo vedete se lo appoggio qui? Se io applico una forza in questa posizione, ottengo un effetto. Qual è? Lo spostamento Non solo, c'è anche quello, la rotazione. ottengo una rotazione e uno spostamento. Se lo applico in quest'altro punto, ottengo la stessa cosa. Ma sulla Qualitativamente sì, quantitativamente no, perché ottengo una rotazione in senso inverso. Ok? Quindi, in generale, applicare una forza ha un effetto che dipende dal punto di applicazione. E quindi devo tener conto non solo di qual è l'intensità, qui si legge bene perché io scrivo una calligrafia non proprio ottimale, quindi l'effetto della forza, fatemi completare la frase, dipende dal punto di applicazione, oltre, dipende anche oltre che dall'intensità della forza. Ci serve quindi uno strumento che ne tenga conto. Ok? L'esempio più semplice, se volete, di corpo esteso, dove il punto di applicazione è importante, è che ci servirà da guida per
formulare questo nuovo strumento che tiene conto non solo dell'intensità della forza, ma anche di dove la applico, è la leva. Che cosa intendo per leva? Beh, la leva, se volete, è il passo successivo, dopo che abbiamo parlato del corpo puntiforme, per trattare in generale i corpi estesi rigidi, la cosa più semplice è parlare delle leve. La leva è costituita da un'asta rigida, cioè un oggetto che ha un'estensione solo lungo una lunghezza e non è deformabile. Che può ruotare, può spostarsi, ma non può essere piegata, per capirci. Tipo un segmento. Tipo un segmento, perfettamente. Okay? Quindi mentre il punto materiale non ha nessuna estensione, cioè è di misura nulla, diremmo in geometria, la leva è assimilabile a un segmento, il quale ha una lunghezza non nulla, una determinata lunghezza. Okay? Normalmente, la leva è libera di muoversi, tranne che per un vincolo. Per esempio, può essere incernierata o bloccata o sospesa, se preferite, su un punto. Immaginatevi un'altalena, per esempio, con un punto di sospensione attorno al quale la leva può ruotare. Questo punto, che è un punto che si considera fisso, viene chiamato fulcro della leva. La leva può ruotare attorno a questo punto. Ok? E tipicamente cosa si fa? Beh, ai due estremi, ai due capi opposti, chiamiamoli A e B della leva, vengono appoggiati degli oggetti o su questi vengono esercitate delle forze. Okay? Quindi se io prendo un oggetto che ha una determinata massa e lo metto in A, la leva tende a ruotare in senso, in questo caso, antiorario. Se appoggio un altro corpo in B, la leva tende a ruotare in senso, in questo caso, orario. Esistono condizioni che fanno sì che la leva sia in equilibrio. Cioè quando cioè l'azione di quello che metto a sinistra bilancia quello che metto a destra. Però qui bisogna fare attenzione a una determinata cosa. Per capire bene questo, facciamo un esperimento ideale e lavoriamo con la simulazione del FET, che adesso avevo già aperto prima, vediamo se ce l'ho comoda. Io ce l'ho qui sull'app, ma voi potete usarla tranquillamente col browser, voglio dire, eccola qua. Riuscite a vedere, no? Ok. Cominciamo con l'introduzione. Qui abbiamo, come vedete, al centro c'è questa specie di altalena e ho due sostegni lateralmente che la tengono in equilibrio. Okay? Una volta che io li tolgo, ovviamente non avendo messo niente sopra, la leva rimane in equilibrio automaticamente. Possiamo anche calcolare, tener conto della distanza di dove appoggio gli oggetti rispetto al fulcro con questo righello, che misura la distanza rispetto al punto di sospensione, che è il punto medio della nostra leva. Quindi se appoggio per esempio questo estintore a sinistra a 2 metri dal fulcro, per avere l'equilibrio appoggio una massa equivalente, altri 5 kg, a 2 metri sul braccio di destra. Se tolgo i sostegni rimane in equilibrio. Attenzione, se sposto per esempio l'estintore a destra a 1,5 metri di distanza e tolgo i sostegni, cosa succederà? La bilancia non è più, cioè la bilancia, scusatemi, la leva non è più in equilibrio, no? Perché ruoterà verso sinistra. Giusto? Quindi in realtà le forze applicate alla leva sono le stesse, che sono i pesi dei due oggetti. Ma non conta solo il peso, conta anche il punto di applicazione. In che modo? Io per esempio tolgo i 5 kg e metto i 10 kg a 2 metri, dove c'è la stessa distanza di quello di sinistra, adesso anche non sarà in equilibrio, ma ruoterà in che senso?
In senso orario, perché la massa di destra, quindi l'oggetto che c'è a destra, avrà un effetto maggiore di quello che c'è a sinistra. Ok? Quindi, perché la leva sia in equilibrio, non è sufficiente che io abbia uguali pesi a destra e a sinistra, ma deve anche esserci una condizione aggiuntiva. L'azione terrà conto dell'intensità della forza applicata, in questo caso del peso, e anche di dove la applico. Per avere l'equilibrio, proviamo a spostarla più a sinistra, a 1,5 m, avrò equilibrio? No. A un metro? Sì, a 1 m sarà in equilibrio. Questo cosa significa? Significa che se voglio avere l'equilibrio, ok? Più vicino sono al fulcro, più grande deve essere la forza, giusto? Se voglio bilanciare una massa di 5 kg a distanza di 2 metri, devo mettere una massa di 10 kg a distanza di 1 metro. Se la metto più lontana non funziona, se la metto più vicina non funziona, se la metto a mezzo metro anche non funziona. Ok? Ci siamo fin qua. Chiariamo ancora meglio questo discorso passando al laboratorio più generale. Questa è solo l'introduzione. Qui attivo ancora il righello e qui abbiamo diversi pesi possibili. Mattoni, per esempio. Metto un mattone a 5 kg a 2 metri. Dopodiché metto un altro mattone di 100 kg a 2 metri. Abbiamo appena visto, sono sicuramente in equilibrio. Ok? Se tolgo i due mattoni e metto, per esempio, che ne so, non lasciamo quello di sinistra a 2 metri, scusate. Ok. Se voglio piazzare un mattone a 1 metro, come abbiamo visto prima, 5 kg non mi bastano, ma 10 sì. Se tolgo il sostegno, l'asta è in equilibrio. Se avvicino i 10 metri, ruoterà verso sinistra. Se li allontano, i 10 kg ruoterà, scusate, se li allontano, ruoterà verso destra. Diciamo che se la nostra leva ruota verso sinistra, prevale l'azione che le forze esercitano sul braccio di sinistra. Se ruota verso destra, quindi in senso orario, prevale l'azione che le forze peso degli oggetti appoggiati ruotano verso, che stanno agendo sul ramo di destra. Possiamo fare ancora un'altra cosa prima di discutere di come quantificare tutto questo. Immaginate di avere, vi tolgo i pesetti che avevo messo, che ne so, 15 kg a 2 metri dal fulcro a sinistra. Ok? Se adesso mettessi, per esempio, 5 kg sui 2 metri a destra, è chiaro che questo riesce a bilanciare, perché non riesco a metterlo. Riesce a bilanciare l'asta? No, banalmente no. Posso mettere 10 kg, non, anzi, dove possiamo metterli questi? 10. Mettessimo 10 kg a 1 metro, funzionerebbe? No, prevale ancora l'azione a sinistra. Posso usare 20 kg? E dove dovrei metterli? A un metro. In quel caso ottengo l'equilibrio. Quindi, qui abbiamo imparato che cosa? Che
Posso mettere anche oggetti diversi e l'effetto di oggetti diversi a distanze diverse si somma, cioè contribuisce all'effetto finale. Quindi 15 kg a 2 metri a sinistra possono essere bilanciati dalla somma dei due effetti che hanno 5 kg a destra a 2 metri più 20 kg a 1 metro. Ok? È chiaro questo? Di conseguenza, che cosa abbiamo capito? Che torno alla lavagna. Per bilanciare la leva, fatemela ridisegnare. Qui c'è la nostra leva AB. AB, qui c'è il fulcro nel punto medio. Non è importante solo la forza che esercito in A, chiamiamola FA, e la forza che esercito in B, ma è importante anche la distanza. Per esempio, posso spostare, abbiamo visto la volta negli esperimenti che abbiamo fatto, il nostro punto B a metà strada e esercitare una forza maggiore. Abbiamo visto per esempio che per bilanciare 5 kg in A devo metterne 10 a distanza che è la metà. In A erano 2 metri, in B era 1 metro. Quindi quello che conta è la forza in A, ma anche la distanza di A rispetto ad O, quindi il segmento OA. Questo prodotto, cioè la forza che applico a una certa distanza, è inversamente proporzionale alla distanza. Quindi, se due grandezze, forza e distanza, sono inversamente proporzionali, significa che a destra e a sinistra devo avere lo stesso prodotto. C'è una domanda? Intanto ahimè parte. Quindi il prodotto forza per distanza deve essere lo stesso a destra e a sinistra. La distanza tra, in questo caso, la retta di applicazione della forza, che in questo caso è verticale, e il punto di sospensione viene chiamata braccio della forza. Ok? Questo prodotto, forza per distanza o per braccio, prende il nome di momento della forza rispetto al punto O. E ho l'equilibrio, viene indicato con la lettera M maiuscolo, ho equilibrio nella mia leva se il momento applicato nel punto A vale quanto il momento applicato nel punto B. Quindi se il prodotto forza per braccio a sinistra è uguale a quello che ho a destra. Abbiamo anche visto che se a destra, per esempio, ho più forze, fatemi ridisegnare qua sotto il braccio di sinistra, ecco, qui avrei il punto B, immaginate che avrei il punto C in questo punto. Se ho la forza, una forza in B e una forza in C, il momento complessivo è quello
che ottengo sommando i due effetti. Quindi, tecnicamente, è il prodotto tra la forza in B per il braccio OB più la forza in C per il braccio OC. Perché? Perché entrambi queste due forze tenderebbero a far ruotare il nostro sistema in senso orario, cioè hanno effetti dello stesso tipo, dello stesso segno. Mentre l'azione sul braccio di sinistra, qui ho la forza A, nel punto A, tende a far ruotare la leva in senso antiorario. Quando queste grandezze, cioè i momenti delle forze applicate al braccio di sinistra, sono della stessa intensità di quelle applicate al braccio di destra, la leva è in equilibrio. Ok? E l'equilibrio posso raggiungerlo o con un unico peso, o con un'unica massa, a destra o a sinistra, oppure con diversi oggetti, sommando non solo le masse che appoggio, ma sommando i momenti, cioè il peso per la distanza. Qui vi ricordo che le nostre forze F applicate nella leva sono masse per l'accelerazione g, newton fratto chilogrammo. Questa è la massa, questi sono pesi ovviamente, le forze stanno per forza e peso. Ok? Ci siamo? Qui, se abbiamo capito questo, possiamo fare altri due piccoli passetti. Il primo è questo. È sempre il caso di avere O interno al segmento AC e AB, scusate, cioè il punto attraverso attorno al quale ruota la nostra asta, la leva per capirci. È sempre un punto interno al segmento? Potrebbe essere un estremo. Questo tipo di leve. Questa leva dove O è compreso tra A e B, si chiamano leve di primo genere. Ok? Ma non ci sono solo quelle, esistono leve di diversi tipi. Immaginate cosa succede se, per esempio, anziché avere il fulcro interno da B, ce l'ho in un estremo. Quindi immaginate di avere una leva dove un estremo è fisso. E immaginate proprio una, se volete, una tavola di legno. Qui prendo l'estremo e lo alzo, se questo è il punto A, esercito una forza in A, e appoggiare un peso, per esempio, in un punto B. Quindi qui ho la forza peso FB. In questo caso ho le due forze che stanno dallo stesso lato rispetto al fulcro O, solo che FB tende a far ruotare la nostra leva in senso orario, mentre FA tende a farla ruotare in senso antiorario. Quando è che avrò equilibrio? Beh, vale la stessa condizione di prima. Il momento della forza applicata nel punto A deve bilanciare il momento della forza applicata nel punto B, cioè il prodotto FA per OA deve valere quanto FB per OB, cioè le condizioni sono esattamente quelle di prima. Qui però immaginate proprio di avere, ripeto, l'asta di legno, un asse di legno, e io mi posiziono qui a destra,
prendo in mano questo estremo, voglio sollevarlo, perché qui ho un peso, ho appoggiato un corpo massiccio, pesante. Qui, dato che il segmento OA è più lungo di OB, cioè il braccio della forza in A è maggiore del braccio della borsa in B, allora, per bilanciare questa leva, mi è sufficiente una forza più piccola di quella che è in B. Quindi in questo modo, cosa faccio? Moltiplico l'effetto della forza in A. Quindi riesco a sollevare, per esempio, un corpo più massiccio e quindi più pesante di quello che potrei sollevare applicando direttamente la forza FA sul corpo stesso. Questo tipo di leva, quella che ha, diciamo così, la forza motrice maggiore, che ha un braccio maggiore di quella resistente, in B ho la forza resistente, si chiamano le leve vantaggiose. Cioè con una piccola forza riesco a bilanciarne una grande. Ok? È chiaro? Un esempio di questa leva è, ad esempio, lo schiaccianoci. Se ricordate come è fatto lo schiaccianoci, c'è, io adesso lo semplifico molto, ho due aste di metallo incernierate in O, qui ho la noce e qui schiaccio la noce applicando una forza piccola che viene moltiplicata di molto in questo punto. Quindi agendo con una piccola forza all'estremo, produco una grande forza in questo punto. Più la leva è lunga, più, cioè, meno forza devo applicare sulla Esattamente, leva lunga. più è vantaggiosa. Il vantaggio meccanico è il rapporto tra le forze. Quindi fatemelo scrivere qua sotto. Rapporto FA fratto FB misura quanto OB fratto OA. Quindi tanto più piccolo è OB rispetto ad OA, tanto più piccola è la forza necessaria a bilanciare FB. Ok? Tutto chiaro? Un'altra leva di questo tipo sono i remi della barca. Nella barca ho, vediamo se riesco a disegnarla, ho, la barca è così, questa è la punta. Qui ho lo scavo che, cioè il supporto che tiene il remo. Il remo appoggia nell'acqua, il punto di fisso è questo. Qui applico una forza che per esempio è in questa direzione, ok? E questa forza viene moltiplicata spostando la barca in avanti. Quindi più lungo il remo, più forza devo Certo, esercitare. il vantaggio è dato dal rapporto tra la distanza tra il punto dove impugno il remo e la parte in acqua, la parte immersa, rispetto al punto dove il remo è fissato alla barca rispetto alla parte in acqua. Okay. E questo ovviamente mi serve tutte le volte che devo bilanciare una forza grande usando una forza piccola. Ma ci sono anche situazioni inverse, dove mi serve demoltiplicare la forza, cioè fare in modo che una forza intensa sia ridotta, diventi una forza piccolina. Ok? Per esempio,
Ecco, in ambito medico tutte le pinze chirurgiche sono leve di tipo inverso. Immaginate, questo è il terzo tipo di leva, il maggiore era il secondo tipo. Immaginate di avere una leva dove ho, qui c'è il punto O, il punto B è questo, dove la forza è resistente, il punto A è questo. In questo caso, a fare la forza verso l'alto. Qui ho FA e qui ho FB. Ok? Qui applico la forza e qui ho la forza resistente. Ok? Quindi tipicamente nelle pinze, come esempio, nelle pinze abbiamo una struttura di questo tipo. Io tocco con le dita questo punto e prendo qualcosa, questo è il punto A, questo è il punto B, perché mi interessa che in B ci sia esercitata una forza più piccola di quella che ho in A, perché voglio essere più delicato. Per esempio, se devo spostare, che ne so, un vaso sanguigno, un muscolo, qualsiasi cosa, o per esempio le pinze di quelli che fanno filatelia, per toccare o spostare i francobolli, via dicendo. Ho bisogno di una forza piccolina. In quel caso, il braccio della forza applicata, o forza motrice, è più piccolo del braccio della forza resistente che devo vincere, e quindi con una forza grande vinco una forza piccola, che in quel caso la leva è svantaggiosa. Quindi ho A, il rapporto, come abbiamo visto prima, FA fratto FB vale quanto OB fratto OA, e quindi questa ho una leva svantaggiosa perché questo qui è più piccolo di 1, quindi FA è, no, è più grande, scusate, del contrario, e quindi FA è più grande di FB. Questa è la forza motrice e questa è la resistenza o carico, se preferite. Quindi la leva è svantaggiosa, cioè ho un vantaggio meccanico più piccolo di 1. Ok? D'accordo? Ci sono domande? Altro passetto. Che qui abbiamo parlato di casi tutto sommato semplici, dove la forza è perpendicolare al braccio. Che succede invece se non è così? Nota bene. Immaginate di avere, tipico esempio è, la porta. Anche la porta è a suo modo una leva. Se io voglio aprire la porta, applico una forza quanto più possibile lontano dai cardini, perché riesco a far ruotare la porta con una forza piccola. Se io applico la stessa forza vicino ai cardini, l'effetto è molto più piccolo. Anzi, io spengo molto di più. Prima di farla ruotare, devo applicare una forza molto più intensa. Ok? E questo l'abbiamo visto anche prima. Se viceversa, io prendo la forza, non so se riuscite a vedermi, ma prendo la forza parallelamente alla direzione della porta, non si muove niente. Vediamo se riesco a mostrarvi questo disegno. Si vede, sì. Adesso vediamo, immaginate di vedere la pianta della stanza dall'alto. Qui ho il muro e qui la nostra porta. Ecco, qui ho il punto O dove ho la porta incernierata, e
Se io agisco in questo modo, questo è il punto A, con la forza FA, ho l'effetto massimo, ho una rotazione in senso antiorario. Ok? Ma se, vediamo se riesco a copiare il disegno. Se invece di avere la forza diretta in questo modo, la applico lungo la direzione di OA, ok, qui ho un effetto nullo, perché se tento di tirare la porta nel senso stesso della porta della distanza OA lungo questa direzione, quindi lungo la retta sulla quale si trova la sezione della porta, la porta non ruota, non si muove, non succede niente. Perché? Perché questa forza viene bilanciata dalla reazione vincolare del fatto che la porta è vincolata a ruotare attorno ad O, non può spostarsi né a sinistra né a destra. Ok? Quindi in questo caso non conta solo la distanza OA e la forza applicata, conta anche l'angolo tra la forza e il segmento OA. Perché se l'angolo in questo caso è nullo, cioè se i due vettori OA e FA sono allineati, l'effetto è zero. Quindi l'effetto di una forza su un corpo esteso dipende in realtà da tre grandezze. Dipende dall'intensità della forza, la lunghezza del braccio OA e dall'angolo tra la forza e il segmento OA, e il vettore OA in questo caso. Una minore forza, l'angolo di FOA deve essere di 90 gradi. L'effetto massimo si ha quando l'angolo è retto. Qui siamo passati da un angolo retto, questo angolo è retto, a un angolo nullo. I due vettori sono paralleli, quindi tra di loro l'angolo è zero. Quando l'angolo è zero, l'effetto è zero. Ok? La grandezza fisica che tiene conto di questo è sempre il momento della forza. Che però in questo caso va generalizzato. Non è più solo il prodotto tra forza e distanza, ma tiene conto anche dell'angolo. In realtà quello che conta non è tanto la distanza tra il punto di applicazione della forza e il nostro fulcro, ok? Ma la distanza tra la retta lungo la quale la forza è applicata e il fulcro, perché qui vedete che la retta su cui si trova il vettore forza passa proprio per O. In questo caso il braccio della forza è nullo. Quindi in generale cosa possiamo dire? Beh, defineremo il momento della forza M come prodotto tra il braccio OA, quindi la distanza tra punto di applicazione e punto rispetto al quale calcoli il momento, per il seno dell'angolo alfa tra i vettori forza e il vettore OA, per ancora il vettore forza applicato in A. Ok, questo dà l'intensità dell'effetto della forza. Siccome la forza si misura in newton e la distanza in metri, il momento si misurerà in newton per metri. Ok? E a seconda dell'orientazione reciproca forza-vettore, produce una rotazione in senso orario o antiorario. Ok? E a questo scopo, per sintetizzare queste proprietà, si definisce
una nuova operazione tra vettori. Fino adesso avevamo visto l'operazione di somma tra vettori e differenza tra vettori, regola del parallelogrammo, regola della testa coda, eccetera. Se qui immaginiamo di avere una, nel nostro caso avremo la nostra asta, la nostra porta, eccola qua. Qui c'è il punto O, il fulcro, qui c'è il punto A di applicazione della forza e qui ho un vettore orientato con un angolo qualsiasi, questo è FA. Allora, l'angolo tra i due vettori è questo. Prendo il prodotto tra il vettore, scusate un secondo, OA, cioè il vettore che mi dà la posizione del punto di applicazione della forza rispetto a O, moltiplicato per il vettore forza. Questo tipo di operazione si chiama prodotto vettoriale. E chiamo questo prodotto momento della forza, che è un vettore anche lui. Questo Quindi definiamo momento della forza il prodotto vettoriale tra il vettore che congiunge, che parte dal punto rispetto al quale calcolo il momento, quindi nel nostro caso il fulcro, al punto di applicazione A, per il vettore forza applicato in A. L'intensità di questo vettore, il modulo di questo vettore, è dato dalla lunghezza OA per il seno dell'angolo tra forza e vettore OA per l'intensità della forza applicata in A. Però in questo E caso se, dimmi. alfa è come nel disegno che ho fatto prima. Sì, alfa è questo angolo. Oppure se preferisci questo, indifferenti, sono angoli opposti al vertice, sono congruenti. Ok? Essendo un vettore, ha una direzione e un verso, questa è solo l'intensità. Come calcolo la direzione e il verso? Beh, il vettore M, prodotto vettoriale tra Y e B, è perpendicolare sia a OA che a F. Quindi, nel caso del nostro disegno, è un vettore che giace lungo direzione perpendicolare al piano della lavagna o dello schermo, se preferisci. E che verso ha? È quello che ottengo con la regola della mano destra. Attenzione. Metto le dita lungo il primo vettore, quindi metto le dita lungo OA, ruoto le dita verso il secondo vettore F, il pollice mi dà il verso. Quindi in questo caso il prodotto vettoriale è uscente dal piano dell'immagine. Attenzione, per come è definito il prodotto vettoriale, è anticommutativo, cioè OA per F è l'opposto di F per OA. Se metto F e giro verso OA, ho un vettore entrante. Quindi diversamente dagli altri prodotti, il prodotto vettoriale è anticommutativo, cioè l'ordine del prodotto conta. Quindi ok? Bon, per oggi ci fermiamo qui.